Non ti ho mai nascosto niente, Renata. Né intendo farlo. Avanti, sorridi. Ascolta, io ti voglio bene. Sono talmente innamorato di te che per nulla al mondo farei qualcosa che potesse danneggiare il nostro matrimonio. Capito? Mai e poi mai penserei a un altro. Sul serio. Ti prego, non preoccuparti di questo. Non potrei fartene una colpa. Il nostro matrimonio non è ancora un matrimonio. Non sono riuscita a fare l'amore con te. E questo che significa? Ti occorre solo un po' di tempo. Forse hai aspettato anche troppo. Non eri tu quella che diceva che gli americani in genere non hanno pazienza? Dovrai ricrederti. Così va meglio. Oh, David. Io ho pazienza, ma tu? Per quanto tempo ancora dovrai avere pazienza? Finché sarà necessario averne. Hartford House. Oh, ciao, Ted. Sì, è qui, sta mangiando. Aspetta, lo chiamo. David? Sì? Ted vuole parlarti. Grazie. Scusami un momento, Renata. Oh. Vuoi qualcos'altro? No, grazie. Sì, Ted, che c'è? Una di queste sere devo farti provare una forcetta. Cosa? Aspetta un minuto, dimmelo di nuovo. Perdonami, ma non credo di aver capito. Sembra che tuo marito abbia un'espressione seria. Hai ragione, Ted, non riesco a crederci. Certo, certo, vengo subito anch'io. Alla centrale, d'accordo. Certo, vengo immediatamente. Bene, a dopo. Cattive notizie? Pessime. Hai un giornale di oggi da qualche parte? È sul bancone. Bene. Te lo prendo. Grazie, Renata. Forse è successo qualcosa a te. No, Ted sta bene. È Sunny ad avere grossi problemi. Che tipo di problemi? Sembra che ieri sera abbiano sparato a Bo Mitchell nel suo locale. È in ospedale in condizioni gravissime. Cosa? Ma che succede in questa città? Hanno scoperto il colpevole? Sembra di sì, hanno arrestato una persona. Ecco. Grazie. Stu, mi dispiace dovertelo dire, ma la polizia ha arrestato Sunny Adamson. Sunny? È accusata di aver sparato a Bo. Pensano davvero che sia stata lei? Ted ha chiamato perché vuole che la difenda. E la difenderai, vero? Puoi scommetterci. Non credo che sia stata Sunny. E faremo in modo che anche Matthews se ne convinca. Non preoccuparti. Ora devo andare. Ho un appuntamento con te dalla procura. Aspetta, devo darti le chiavi dell'auto. Va bene. A stasera. A dopo. Bene. Sunny Adamson arrestata per aver sparato a Bo Mitchell. Hartford House. Chi? Da Barney Mitchell? Sì, sì, naturalmente, me lo passi. Dottore, cosa succede? Mi dica. Suo fratello sta per morire. Mi dispiace. Ora può entrare. Sono io, caro. Sì, sì. Sì, sono accanto a te. Stai bene, vero? Mi hai salvato la vita, Bo. Non doveva farti del male. Papà mi disse di occuparmi di te. Papà sta venendo qui, Bo. Presto ci sarà anche lui. Bo, Bo. Ti sento, sì, sì. Ti sento. Oh, Bo, ma perché è dovuto capitare proprio a te?
Volevo solo tornare a casa. Avere un locale a Henderson. Ma non ha più importanza. Sto morendo, Sissi. No, no. Hai solo freddo. È come quando io facevo brutti sogni e tu mi stavi accanto, riscaldandomi le mani finché non mi addormentavo. Non è un sogno, Sissi. È tutto vero. Che strano. Non avevo mai pensato alla morte. Neppure quando ero in Vietnam. Hai visto McKay spararmi? Sta attenta a quell'uomo, sorellina. Chi ha ucciso una volta può uccidere di nuovo. Devi difenderti da sola ora. Io non posso aiutarti. Dimmi cosa devo fare. Sta attenta a McKay. Sani. Aiuta Sani, sì. Le ho fatto del male. Dille che mi dispiace. Che mi perdoni. Non preoccuparti, le dirò tutto questo, Bo. E lei ti perdonerà. Grazie. Bo! Bo! Ed Perkins. Cerca Ed Perkins. Lui ha la tua fortuna. Ed Perkins, boh, non capisco. Ed Perkins ha la tua fortuna. Non riesco a capire. La tua fortuna. Tesoro. Ho paura. Ce la farai, fratellino. Ho freddo. Sono qui con te. Ti tengo la mano, boh, mi senti? Non andartene. No, boh, non me ne andrò, non ti lascerò mai. Mi senti, vero? Sì. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, senti, Bo, qualsiasi cosa sia successa, se ti penti, il Signore capirà. Tu credi? Ne sono certa, Bo. Lo stavo leggendo poco fa nella Bibbia. Dimmelo. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. In pascoli verdeggianti mi fa riposare. Anche la mamma lo leggeva. E mi conduce per mano ad acque di ristoro. Nella valle. Sì, anche se cammino nella valle dove è l'ombra della morte, non temerò nessun male, perché tu sei con me. Quando sarò stanco al tuo bastone mi appoggerò. Tu hai preparato la tavola imbandendola per me al cospetto dei miei nemici. Tu hai unto il mio umile capo di olio. La tua coppa è ricolma di vino. Di sicuro il bene e la grazia divina mi seguiranno ogni giorno della mia vita. Ed io allora potrò dimorare. Per sempre. Nella casa del Signore. Per sempre. Ah! Questi sono cerini. Sono tantissimi. L'accendino più piccolo del mondo. E non sbaglia un colpo. Sai, zia Marta, a mio marito il mio caffè non piace. Prova Caffè Splendid. Contiene anche caffè di montagna, il più pregiato. Che profumo! C'è gusto anche a prepararlo? È una crema. E sentirai che gusto. Sentiamo un po'.
Questo è caffè. Che gusto! Caffè Splendid. Col caffè di montagna il gusto ci guadagna. C'è una cosa di cui nessuna casa può fare a meno. C'è una cosa di cui nessuna donna può fare a meno. Eh sì, c'è una cosa di cui nessuna mamma può fare a meno. Il cotone idrofilo. Il farmacotone, soffice, naturale, compatto. Il cotone idrofilo, chiamatelo per nome, il farmacotone.